grazie. Grazie a tutti voi, grazie a Bruno, grazie a Rocco, grazie a Michela, grazie a Emiliano. Noi vinciamo. Io ve lo dico, noi andiamo a vincere 12 e 13. Ma ve lo dico in maniera molto netta. Lo sapete perché vinciamo? Bruno mi ha ascoltato anche ieri. Vinciamo perché siamo credibili. Siamo credibili per il lavoro svolto, siamo credibili per la fatica di questi anni, siamo credibili per aver dato dignità a questa regione, che era una regione non solo infangata, ma che aveva i parametri più bassi a livello nazionale per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda i parametri economici di quando abbiamo ereditato nel 2003 questa regione. Ecco perché io dico, noi abbiamo la credibilità del lavoro svolto durante il governo Zingaretti di questi due anni. Non ci ha regalato nulla nessuno, non ci ha regalato nulla nessuno per la nuova ripartizione dei fondi strutturali, che sono stati di fatto raddoppiati. Ma raddoppiati perché? Perché c'è stata una velocità della spesa negli anni precedenti che ha consentito delle quote di premialità. Non ci ha regalato niente nessuno per quanto riguarda il diritto allo studio. Prima si era coniato un neologismo, diciamo, prima del governo Zingaretti, l'idoneità, tu eri idoneo, però non c'erano le risorse per cui rimanevi idoneo. 30.000 borse di studio, 30.000 borse di studio è la regione che ha investito di più per quanto riguarda la formazione. 8.000 torno subito di studenti andati all'estero a formarsi e ritornati. Il lavoro sui trasporti che è stato detto e che dovrà proseguire, il lavoro sulle infrastrutture. Questi avevano creato una situazione paradossale su infrastrutture strategiche della nostra regione, mica dobbiamo dimenticarlo, Arcea, no, ve lo ricordate Arcea, che doveva fare la Roma Latina e che poi è stato un ginepraio tra TAR e Consiglio di Stato e che solo adesso abbiamo sbloccato, che è ritornata nella possibilità, diciamo, della regione stessa di istruire quest'opera così importante per quanto riguarda anche la dorsale tirrenica sud. La Orte Civita Vecchia, oggi hanno chiuso la conferenza dei servizi. La Orte Civita Vecchia, un altro elemento importante, e per l'altra trasversale, quella invece che riguarda est e ovest, il collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico. Ecco, dall'altro versante noi chi abbiamo? Noi abbiamo un mondo antico che si riaffaccia, un mondo antico. Io vi invito a leggere le candidature, leggetele. Troverete tra i candidati il vicepresidente durante Storace, Simeone, troverete Simeoni, chiedo scusa, troverete addirittura oggi, vedevo a Roma, Monica Ciccolini, diciamo, no? Cioè, veramente stiamo al mondo antico che si ripresenta, ma guardate che loro lo rivendicano, questa è una cosa che loro rivendicano. Io oggi mi sono rimasto molto sorpreso da una dichiarazione che ha rilasciato qualche ora fa Maurizio Gasparri, dicendo il governo Storace è stato un buon governo, il governo Storace è stato un buon governo per la regione Lazio, è un governo che ha lasciato 10 miliardi di debiti sul servizio sanitario regionale, un governo che ha lasciato un disavanzo di 1,9 miliardi l'anno, un governo che ci ha portato a 9 anni di commissariamento e blocco del turnover, con 12.000 operatori che sono stati espulsi dal sistema sanitario regionale, un governo che aveva cartolarizzato 49 ospedali, eri proprietario e hai dovuto pagare l'affitto, con un tasso di interesse che era 3 volte il tasso di interesse europeo e che la Corte dei Conti l'ha definito il più grande disastro finanziario mai fatto da una regione, governo Storace. Ma come? Ma questa è una cosa che noi dobbiamo dirla ai cittadini, ma dobbiamo dirla con forza. Si legge Rocca, ma si intende Storace. Ma che veramente scherziamo? Vogliamo ritornare a quel passato che ha provocato disastri, disastri per questa regione. Faceva bene a ricordare negli anni successivi i decreti che hanno tagliato gli ospedali. Oggi noi gli ospedali ne abbiamo finanziati 6 nuovi ospedali, tutti nelle province. 6 nuovi ospedali, e anche su questo territorio c'è ancora tanto da fare, ma vi assicuro, e voi lo sapete bene, che sia il San Paolo e sia Braccio hanno cambiato volto grazie al lavoro che noi abbiamo fatto. Ecco perché noi dobbiamo essere orgogliosi. È una battaglia difficile, sì, è una battaglia difficile, ma è una battaglia che noi vinciamo. Ma perché abbiamo avuto battaglie facili noi?
E quando le abbiamo avute queste battaglie facili? Anche le ultime elezioni regionali, i competitor erano il centrodestra, ma erano anche i 5 Stelle. E i 5 Stelle presero il 26% e si votava assieme alle politiche. E non ce le scordiamo queste cose. Noi abbiamo vinto per un'attaccatura, diciamo, sul candidato Parisi. Ma anche la volta scorsa i 5 Stelle andarono per conto loro. Per cui anche tutta questa narrazione che senza i 5 Stelle la partita è persa. No, senza i 5 Stelle la partita è più difficile, ma noi la vinciamo. Ma non è stata colpa nostra questa questione dei 5 Stelle. Lo vogliamo capire o no che non è stata colpa nostra? Stanno ancora nel governo regionale. Mentre io sto qui a parlare, è stata convocata una giunta nei prossimi giorni regionale e nella giunta ci sono gli esponenti dei 5 Stelle. Ma pensate un po', che paradosso, diciamo, no? A dimostrazione che c'è stata un'ostilità da parte di chi? Da parte di Conte. E perché c'è stata questa ostilità? A me hanno sempre insegnato, come a voi hanno insegnato, che gli interessi del paese vengono prima gli interessi di parte. E a volte vengono prima gli interessi anche del partito di cui fai parte. D'accordo? Sempre questo è stato così. Anche nei momenti più bui della Repubblica, la lotta al terrorismo e tante tante altre cose. Sempre prima gli interessi nazionali. Oggi qui si è capovolta questa situazione. E gli interessi di parte, sono stati anteposti agli interessi della comunità regionale. Questo è l'errore che è stato fatto da parte di Conte, pensando di poter lucrare qualche decimo di punto sul Partito Democratico. Ma è questa la sfida? O la sfida riguarda il futuro dei nostri territori, il futuro dei nostri giovani, il futuro delle nostre aziende, il futuro della nostra famiglia? Questo è un egoismo, non è una, questo si chiama egoismo, e noi dobbiamo dirlo e dirlo con forza. Siamo gli unici che hanno presentato un programma. Il centrodestra ancora non l'ha presentato. Hanno presentato le liste, hanno presentato la coalizione, ancora non hanno presentato un programma. Questo vi dà l'idea proprio della scarsezza anche della classe dirigente che abbiamo di fronte. Noi abbiamo un programma forte, facciamole conoscere le nostre proposte. Oggi abbiamo presentato una proposta forte qui a Civitavecchia, forte, perché l'assessorato all'economia del mare non è un tema nominalistico, è un tema strutturale che riguarda un valore aggiunto di questa regione. Oggi Zingaretti nella conferenza stampa ha detto che il Lazio oggi, dopo questo processo di riforme di 10 anni, può essere la locomotiva del paese. È vero, io dico il Lazio può essere la nave del futuro, proprio perché siamo a Civitavecchia, la nave, perché se noi abbiamo una differenza con la Lombardia a Milano, alle industrie, alle finanze, ma non ha il mare. Non ha il mare la Lombardia, e il mare oggi è una grande risorsa, lo è ancora di più con le modifiche geopolitiche della guerra in Ucraina, lo sarà sempre di più per l'approvvigionamento delle merci, per il turismo, per il trasporto, per l'ecosistema. Ecco perché l'Europa ha investito sulla blue economy, ed è importante che il Lazio, che è una grande regione europea, dica: noi investiamo sull'economia del mare. E oggi questo noi l'abbiamo fatto qui a Civitavecchia, perché siamo fortemente convinti di questo, così come siamo fortemente convinti che qui, per tutto questo quadrante, abbiamo una grande sfida, che è la grande sfida della riconversione ecologica e climatica, una grande sfida. Fare qui, e l'abbiamo finanziato, il più grande distretto delle energie alternative, il più grande distretto in questo caso che riguarda anche proposte sull'eolico offshore, ma anche sulla costruzione, non solo diciamo di quello che sarà l'impianto, ma quello che dovrà essere guardando all'intero Mediterraneo, qui a Civitavecchia, per creare occupazione, per creare posti di lavoro. Questo è l'asse strategico dell'economia del mare che abbiamo presentato. Questo è un valore aggiunto molto importante, così come anche il contrasto a Carovita è un elemento molto importante. Questa destra di governo non è credibile. Non è credibile. Tu non fai il filmato dove vai dal benzinaio, tu in questo caso mi riferisco a Meloni, era anche un filmato gradevole, non so chi l'ha visto di voi su internet, era anche ben fatto. Lei che va dal benzinaio, tira giù il finestrino, tira fuori 50 euro,
30 li dà al benzinaio, poi si alza una manina e dal finestrino prende 20 euro e lei dice questo è lo Stato, è il fisco. Bene, ma oggi quei 20 euro sono 25 euro, non è che sono 20 euro, perché loro hanno di fatto truffato i cittadini italiani facendo facili promesse. Questo è quello che è avvenuto. Altro che compatibilità, le scelte poi le hanno fatte quando l'hanno volute fare, d'accordo? Perché non hanno finanziato 1 miliardo che il precedente governo aveva messo sull'abbattimento delle liste d'attesa alle regioni, ma hanno finanziato 1 miliardo alle società professionistiche di serie A, d'accordo? Quello che è stato fatto da questo governo, questo è quello che è stato fatto. Ecco perché questo centrodestra non è credibile né a livello nazionale e né tantomeno a livello locale. Sulla sanità non c'è un euro, non c'è un euro, dopo che noi abbiamo attraversato la più grande emergenza sanitaria dell'ultimo secolo e il Lazio su questo è stato un modello. Quando loro dicono regione ferma, come regione ferma, ma noi abbiamo difeso i nostri cittadini, abbiamo avuto un tasso di letalità 5 volte in meno altre grandi regioni italiane, e non perché il virus è partito da Lombardia, il virus è partito da qua, 28 giorni dopo era Lodi e Codogno, è da qui che è partito, è il lavoro che è stato fatto che è importante. Lazio fermo, Lazio è stato un modello guardato da tutti con grande attenzione. Oggi non c'è un euro sul servizio sanitario, d'accordo? I soldi che sono stati messi serviranno a malapena a coprire i maggiori oneri energetici e i maggiori oneri legati all'inflazione. Questa è una grande questione, grandissima questione. E inoltre questa è una destra che non è credibile sulla coesione sociale del nostro paese, che colpirà questa regione e colpirà l'area metropolitana di Roma. Perché quando Calderoli vuole presentare il modello delle cosiddette autonomie differenziate, la Lega che sta con Rocca nel centrodestra regionale a sostegno, ecco, questo modello è basato su 2 presupposti totalmente sbagliati. Il primo presupposto è quello della spesa storica, significa che chi stava indietro rimane indietro, chi stava avanti va ancora più avanti. Il secondo presupposto è quello della fiscalità, che viene ripartita su base regionale, non da Amato, Astorre, Mogliano. La Ragioneria Generale dello Stato ha fatto 2 scenari, uno che vale 150 miliardi e uno che vale 190 miliardi. 150 miliardi sono 5 manovre finanziarie che non vanno più alla fiscalità generale, ma rimangono nelle singole realtà regionali. E come si sostiene la formazione? E come si sostiene la sanità? E come si sostengono i servizi pubblici che devono essere per l'intero territorio nazionale? Ecco che su questo deve essere fatta una grande battaglia per la difesa dell'intero territorio nazionale. È chiaro che lì c'è una tendenza al nord, ma qua su questo si gioca una partita rilevantissima, è una partita che riguarda anche la nostra regione. Ecco perché vi dico, noi abbiamo le carte in regola per vincere, abbiamo fatto un programma serio che guarda anche a questi temi contro il caro vita. Quando noi diciamo reddito di formazione è una cosa molto molto importante, perché noi abbiamo un giovane su 5 nella nostra regione che non studia e non lavora, è un tema molto molto importante. Quando diciamo un piano regionale sulla sicurezza stradale, qualcuno mi guarda strano, dice come la sicurezza stradale? Sì, la sicurezza stradale è la prima causa di morte tra i giovani, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte, 300 ogni anno, 17.000 incidenti, poiché altre regioni europee al nord dell'Europa, ma anche alcune regioni europee del sud, alcune regioni della Spagna, hanno attivato i programmi europei sul contrasto agli incidenti, hanno ottenuto grandissimi risultati. Questo per noi è un impegno importante, è un impegno importante come il tema delle comunità energetiche, in 100 comuni, 100 comunità energetiche, è un impegno importante sull'innovazione. Questi sono i temi che stanno sul nostro programma. Per cui io quello che vi dico, pensiamo un attimo che cosa può accadere se il 13 sera noi vinciamo, e noi vinciamo queste elezioni. Cambia completamente la narrazione, completamente. Una narrazione che adesso ci vede soccombenti, una narrazione che sembra che tutti i problemi del nostro paese sono il Partito Democratico.
qualsiasi cosa la colpa è del partito, che cavolo, no? E basta pure con sta storia, no? Cioè, abbiamo già dato, no? Non è che può essere, ora, che è uno sport nazionale questa storia qua. Pensate che cosa può significare. E può significare che una sfida riformista vince nella seconda regione italiana, vince contro i sovranismi, vince contro i populisti, cambia completamente la narrazione. Arriva anche, diciamo, al governo nazionale un sentore che non è quello che basta mettere la foto di Meloni per ingannare i cittadini del Lazio. Non lo conosce nessuno sto Rocca, non c'è una foto di sto Rocca. Qualcuno mi ha detto, ma chi è? Il maresciallo Rocca? Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Io non voglio parlare delle questioni che riguardano la sua gioventù, perché ne stanno parlando in famiglia pubblicamente. Non ne voglio parlare, però ne dovrebbe parlare con Salvini, che andava a citofonare agli spacciatori a Bologna. Non è che ne deve parlare con me, con Salvini ne deve parlare, no? Però su una cosa io chiederò conto a Rocca e lo sto chiedendo da giorni. Voi sapete, c'è stato un caso recente di un sequestro che è stato fatto a un patrone di una università chiamata Unicusano, d'accordo? Un ex missino. Dico cose pubbliche, non è che dico questioni. 20 milioni, sì, 20 milioni. Io ho chiesto, sto chiedendo da ieri, senza risposta, se è stata finanziata la campagna elettorale da parte di questo signore. Ancora non ho ricevuto risposta. Non è complicato, eh? Basta dire sì o basta dire no. Non è che si risponde no, ma io non ce l'ho nelle liste, ma quello è, l'abbiamo letto, le liste, non è che ci vuole dire te se ce l'hai nelle liste. La questione è semplice, ma perché se è una questione di trasparenza, nei confronti non c'è nulla di male, però lo dici, nei confronti degli elettori, nei confronti delle elettrici, è una questione trasparente, no? Se c'è questo finanziamento, se ci sono stati questi finanziamenti, io continuerò a chiederlo, perché l'elemento della trasparenza è un elemento importante, diciamo, nella nostra regione, no? Lo sappiamo bene, noi con la giunta Zingaretti il tema della legalità è stato uno dei temi principali che abbiamo affrontato, con il sequestro della palestra della legalità ad Ostia, a Can Fasciani, con il sequestro fatto a Monte Spaccato al clan che stavano, diciamo, a Monte Spaccato, con la costituzione di parte civile ad Anzio e Nettuno contro le 'ndrine dei Bullace, è un elemento importante, con i fondi per quanto riguarda l'antiusura, sono elementi importanti, per cui la trasparenza è un elemento molto, molto importante che noi dobbiamo offrire all'opinione pubblica. Ecco perché vi dico, la narrazione cambia se noi vinciamo, e cambia la narrazione anche nel nostro partito, che sta affrontando una doppia sfida, la sfida delle elezioni, anche la sfida di una prospettiva del congresso. Ecco perché è doppiamente importante vincere qui nel Lazio. Io, e concludo, ce la metterò tutta. Voi mi conoscete, sono un combattente, e poi dopo aver combattuto il Covid io di questi non mi metto paura, manco di niente. Per cui io quello che vi dico, andiamo avanti a testa alta. Abbiamo una coalizione di 7 liste, l'altra volta ne avevamo 6, una in meno e una in più anche del centrodestra. Abbiamo un bel programma, abbiamo delle idee chiare, ma soprattutto abbiamo una cosa, la credibilità del lavoro che abbiamo svolto in questi anni. La credibilità, per cui avanti, a testa alta, andiamo a vincere. Buonasera a tutti!